Buonasera, Sarocco di Capodimonte, ventennale TNA Elite, terza giornata, Boragninos batte 5-0 CTS Liccardi, migliore in campo Domenico Langella, consegniamo la medaglia, complimenti Domenico, ti consegniamo anche il bigliettino di sconto fuori dal comune, 10% di sconto sul pacchetto volo e albergo, fisioterapia, studio medico, visita gratuita e 10% di sconto su qualsiasi trattamento. Questo è per te? Luca, caso, Luca, già l'ha avuto? Luca 5, no? Per te? No. Ah no, questa l'altra volta, eravamo finiti. Senti Domenico, siete partiti subito a mille, volevate diciamo convincere soprattutto voi stessi, ma anche gli altri, che comunque siete una squadra forte, sin dal primo tempo subito, nella loro porta avversaria, nella ripresa poi avete chiuso e avete addirittura dilagato. Sì, perché oggi ci mancava il nostro playmaker, Marco Piscolo, e abbiamo deciso di pressare a tutto campo gli avversari. È stata quella, diciamo, allora la mossa giusta? Sì, sì, tatticamente siamo stati bene a chiudere gli spazi e in contropiede farli male. Ma poi ho visto comunque anche a livello di forma fisica, fino alla fine avete lottato. Sì, sì, fisicamente siamo tutti, non Luca, siamo però tutti bene. No, lui mette tanta grinta, Luca, infatti io lo stimo tanto perché ci mette grinta e culo in campo. E anche il culo, mi faccio vedere. Senti, vabbè, la squadra c'è, stasera mancavano un paio di persone come hai detto tu, però comunque la base è questa, quindi, sì, quindi l'obiettivo è arrivare fino in fondo. Fino alla fine e vincere anche la finale, perché l'anno scorso ci è rimasto un po' male, dai, un po' male. Un po' male. Come dici tu. Va bene, volete dire qualcosa ragazzi? Un po' ti faccio fare il saluto. Un saluto ad Alessandro Monaco. Un saluto ad Alessandro, oggi non è potuto esserci, sì, ma sicuramente c'è stato con il cuore. E questa partita la dedichiamo a lui. Ok, la dedica a Luca, che era per una dedica anche gol del nostro capitano qui, che suda anche lui la maglia. Votate Romano. Votate Romano. Ok ragazzi, complimenti. Grazie. Ci vediamo la prossima. Ciao. Ciao ragazzi.